Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti a Recensito. Oggi parliamo di design ma anche di sicurezza. Ebbene sì, l'abbiamo detto tante volte, quindi saremo ripetitivi ma è giusto esserlo. Più vediamo meglio, più guidiamo sicuri. E allora, se avete pensato a sostituire le lampadine della vostra auto con delle lampade più performanti oppure volete aggiungere della luce in più, Osram potrebbe davvero fare al caso vostro. Allora vi presento proprio per l'occasione qui ad automoto.it Recensito la linea LED Driving, quindi LED Driving, nella diciamo desinenza Driving Lights e Working Lights, quindi due, sostanzialmente due famiglie. Divisione principale Driving Lights, ho messo la strada perché sono studiate per l'utilizzo su strada, mentre le Working Lights, un po' lo dice anche il nome, sono studiate per il fuoristrada, quindi non sono omologate ECE. Intanto, cosa c'è da dire? Facciamo un piccolo cappello introduttivo, un piccolo vocabolario con due o tre termini, però sono fondamentali per capire e per poter scegliere in sicurezza, ma soprattutto per poter scegliere il prodotto che fa più al caso vostro e quindi rimanere soddisfatti. Intanto, una piccola precisazione: la lux non è il lumen, a volte viene fatta un po' di confusione. Il lumen cos'è? Il lumen è la radiazione, diciamo, diffusa, è un po' quando andate a prendere una lampadina per la casa, guardate i lumen, mentre il lux è l'unità di misura dell'intensità luminosa. E proprio per il lux, che per, diciamo, volgarmente detto, un lux è la luce che ci permette di leggere anche un libro, quindi quando andiamo a scegliere il nostro prodotto andiamo a vedere, in questo caso guardate, ve lo faccio vedere subito qua, dove arriva il nostro lux. In questo caso un lux arriva a 190 metri. Se invece prendiamo un altro prodotto, sempre della gamma Osram, vedete che qua un lux arriva a 60 metri. Ovviamente cambia il tipo di prodotto, cambia la penetrazione della nostra lampada. Poi reference number, questo è molto importante, riferito alla ECE R112, vale sia per le auto che per i camion. Ecco, non possiamo, ed è riferita agli abbaglianti, non possiamo superare il valore 100, quindi fatto 100 il valore massimo, con gli abbaglianti della nostra auto più gli abbaglianti nel caso aggiuntivi, non dobbiamo sorpassare il valore di 100. Guardate, basta leggere qua, guardate, abbiamo sia per le auto che per i camion, vedete che i valori dei nostri, quindi A più B più C più D, nel caso abbiamo A e B che sono i fari della nostra vettura, possiamo aggiungere altri fari, quindi il C e D, ma il valore non deve superare il 100. Dove lo vedo il valore? Lo vedo qua, guardate, adesso cerco di farvelo vedere, vicino alla E della nostra omologazione c'è anche un valore, in questo caso è 10, qua si vede poco perché c'è il vetro, a volte riportato anche sulla scatola o direttamente sul faro, comunque lo possiamo, guardate, vi aiuto qua, eccolo qua, vedete, abbiamo la E e poi adesso Nicolò cercherà di andare a stringere, vediamo, raccerchiato nel nostro pallino, vedete che c'è la E e poi un valore che in questo caso è rappresentato dalla doppia X, in questo caso è 10, quindi i fari della nostra auto più i fari aggiuntivi non devono sorpassare i 100. Nei camion possiamo però sorpassare i 100, ma a patto, per esempio, di spegnere i fari di serie del nostro camion. Queste sono le cose da sapere per scegliere una lampada nel modo corretto. Ma adesso andiamo a parlare ovviamente di Osram. Due cose importanti quando parliamo di Osram: intanto 5 anni di garanzia, piccolo cappello introduttivo, e poi alcuni prodotti sono realizzati in Italia, per esempio come le nostre lampade HL. Però andiamo a capire di cosa stiamo parlando. Allora, driving e working. Driving, perché vado a scegliere una lampada di questa famiglia? Per l'estetica, ovviamente miglioro l'estetica della mia vettura, più performance, cosa assolutamente fondamentale perché abbiamo una luce più omogenea e riesco ad arrivare con alcuni tipi di questi prodotti fino addirittura a 450 metri di illuminazione. Poi meno abbagliamento, quindi grazie al design del nostro riflettore abbiamo un minor abbagliamento di chi ci viene incontro. Per quanto riguarda invece il working abbiamo più illuminazione, quindi scelgo questo tipo di prodotto perché voglio più illuminazione e voglio viaggiare sicuro. Importante da sapere, tre categorie: abbiamo la linea funzionale, eccola qua, ovvero abbagliante, poi abbiamo la linea multifunzione come il nostro Cube con
posizione, luce di posizione più abbagliante addizionale, poi la linea slim, per esempio, eccola qua riportata con la lampada che vi avevo già mostrato poc'anzi. All'interno di queste tre categorie possiamo scegliere diversi fasci, ovvero spot, wide e combo. Ho praticamente concluso, anche se ti dirò, Nicolò, un vero recensito è tale soltanto se provo anche il prodotto o no. E allora, sai cosa ti dico? Visto che io l'autovettura non ce l'ho, soltanto il furgone con il quale trasporto le mie moto, i miei oggetti di passione, allora mi prendo lui, Lightbar, poi l'HL, così proviamo l'uno e l'altro, ma guarda, proviamo anche il Cube e andiamo a montarli sul Mercedes Vito. Eccoci arrivati, ragazzi. Officina Gallini a Milano, grande amico. Voilà. Allora? Tutto a posto, tu? Sì, sì, dai, tutto bene. Cosa hai bisogno? C'è una lampadina bruciata. Vabbè, quella tanto adesso la sistemiamo, perché ho il cassone pieno di lampade, lampadine, c'è di tutto. Immaginavo. Preparati, come sempre mi fai lavorare. Beh, ovvio. Allora Luca, tanto lavoro però, vabbè, ti faccio diventare famoso, quindi va bene, dai. Speriamo. Tanto lavoro però dovrebbe essere tutto molto semplice, adesso andiamo a capirlo se è veramente così. Ti ho portato abbaglianti a LED, fari supplementari sempre abbaglianti, un altro particolare che poi vedrai e poi tutta una serie di lampadine che i ragazzi di Orsa hanno mandato, lampade a LED per posizioni, bravo, stop, retromarcia. Mettiamo tutto a LED. Dai. Va bene. Ok? Ok. Siamo pronti, dai, proviamo. Allora Luca, prima parte di lavoro, montaggio lampade, lampadine anabaglianti, concluso. Raccomandazioni. Allora, abbiamo dovuto cambiare poi in corso d'opera la lampadina perché per queste, quella che abbiamo mostrato in studio ieri, serve l'adattatore per Vito, che però adesso non avevamo, io voglio provarle stasera, quindi non avevamo tempo. Abbiamo preso queste che sono identiche, simili, anzi, non hanno solo la ventolina giusta, esatto, di raffreddamento. Però sono uguali. Però sono uguali e stesso potere, illuminante, e abbiamo potuto utilizzare l'adattatore per le H7, quindi siamo belli tranquilli. Da un primo paragone abbiamo visto potere illuminante pazzesco delle Osram rispetto a quelle di serie, a parte la luce gialla bruttissima che fa un po' old school, da questa molto bianca però potere illuminante. Luca, invece da tecnico cos'è che hai notato durante il montaggio? Sicuramente con queste lampade qua non c'è bisogno di centrarle, di centrare la regolazione dei fari, perché sono praticamente già regolati. Perché invece su altri marchi, aftermarket di basso livello e così, si tribula tantissimo a regolarle e tante volte non si riesce neanche a regolarle. E questo detto da te che non sei un tecnico Osram, ma monti davvero di tutto. Purtroppo. Dai, va bene, adesso andiamo avanti col montaggio, ti do una mano perché sennò sei lento, non ce la fai. Ti aiuto io, dai, vai. Allora, la freccia LED con la sua resistenza, di qua sono montati. Bravo, a parte che non è freccia LED, ma si chiama LED Driving Premium SL, però vabbè okay. È sempre una freccia LED comunque. Ok. Dobbiamo montarle dall'altra parte. Sì, però aspetta un attimo Luca, facciamo una bella cosa. Proviamo a accendere e vediamo la differenza. Ah, vuoi vedere la differenza? Sì, dai. Va bene. Vieni a vedere. Nettamente differente. A parte che è più bella, perché è più bella. Molto più bella. Siamo molto più moderno il furgone. Però a parte quello, anche un discorso di sicurezza, guarda com'è più veloce. È molto più veloce, più diretta. La pulizia dei contorni della luce è nettamente migliore quella della lampadina LED. E poi quella normale che vediamo a sinistra sembra che rimanga sempre un po' accesa, come sì. Lampeggia molto più lenta. Però come la rendiamo, guarda, in video? Prendi il pannello che ti faccio vedere la differenza. Il pannello va bene per i fari, mica per le frecce. Non ti preoccupare. Ma non lo so, sono un po' scettico, però vediamo. Guarda, dai. Guarda che differenza. Oh, sai che c'hai ragione. Vedi, tanti anni a farti studiare, alla fine so che i risultati arrivano. No, è vero. Pensa che, a parte che si vede che è molto più pulita, la luce è più brillante. Sì, c'è una grossa differenza. Quindi anche il furgone è più bello. Però a parte quello, se guardi anche
quella luce, e poi con la visione periferica guardi invece la nuova lampadina LED, vedi che nel tempo che quella lampeggia due volte, questa ne ha già fatti quattro, molto certo. Più veloce. Quindi anche discorso di sicurezza sulla strada, sei più visibile, non sei solo più bello. Dai, allora montiamo l'altra e siamo pronti. Ok, perfetto. Dai, bravo, mettiti all'opera. E già che c'eravamo, abbiamo sostituito anche le lampadine posteriori a filamento con quelle a LED. Potete notare la differenza ad occhio nudo, si nota tantissimo, magari in camera si nota un po' meno. Queste sono le lampadine a LED nuove, mentre queste più gialle. Adesso proviamo ad accendere anche la retro, se Luca la inserisce. Eccola qua, vedete la differenza tra la luce molto gialla della lampadina a filamento con quella invece molto chiara e luminosa della LED. Vieni, vieni dritto. Parla un po' più dritto. Larga l'officina, no? No, non si può. Comunque, ti aspettiamo dopo cena che andiamo a fare le riprese in notturna. Non pensarci minimamente. Dopo oggi, veramente, guarda, con tutto quello che ti ho fatto, puoi andare. Buona fortuna, tanto di luce ne hai. Grazie. Ciao. Se cambi idea ti aspettiamo. No, no, tranquillo. Allora ragazzi, intanto già vedete il sorriso, quindi capite che il prodotto mi ha davvero impressionato e dopo vi spiegherò il perché. Allora, ricapitoliamo cosa abbiamo montato. Abbiamo montato lampadina LED per la retromarcia, per le frecce, per gli stop, insomma l'abbiamo davvero leddizzato il Vito, e poi abbiamo montato LED driving, luci anabbaglianti e abbaglianti, LED driving, working e driving, anzi driving e working, il nome corretto, abbaglianti aggiuntivi. E poi sembrerà banale, ma la vedete anche qua che mi sta illuminando, abbiamo montato la luce abitacolo retrofit, che è davvero un passo avanti rispetto alla luce diciamo lumino che era in origine, quindi ci permette di vedere molto meglio. Ma parliamo di quella che è la vera e propria sicurezza e vantaggio di queste lampade. Mi è molto piaciuta la profondità raggiunta da queste lampadine e poi la limpidezza, perché abbiamo una luce davvero cristallina, tra virgolette molto più pulita della luce che veniva diffusa dalle lampadine tradizionali, quindi con l'incandescenza. Ecco, ovviamente l'abbiamo detto anche in studio, anche le luci delle frecce, quindi le lampade delle frecce, dello stop e della retro hanno avuto un incredibile miglioramento in diciamo di luminosità, quindi una luce molto più pura e visibile. Quindi contentissimo di queste nuove lampade a LED, contento anche poi delle driving e working, che comunque quando vado ad abbagliare con le mie lampade a LED vanno ad aggiungersi al mio fascio luminoso ed è davvero impressionante il vantaggio che ho. Però sono rimasto davvero molto molto soddisfatto e contento, impressionato davvero, non pensavo che il miglioramento fosse così netto con le nuove lampade LED che fanno abbagliante e anabbagliante. Argomento delicato, le omologazioni. Allora, le lampade a LED che abbiamo montato, quindi LED driving abbagliante e anabbagliante, purtroppo per ora non sono omologate, però la speranza è che lo diventino a breve. Per ora per la norma ECE non lo sono, però è oggettivo il miglioramento che producono e quindi anche per un discorso di sicurezza è auspicabile che venga permesso a tutti di montare in, come secondo equipaggiamento, queste lampade LED utilizzando il faro di serie, mentre ci sono fari omologati, però è tutto il faro omologato, quindi bisogna cambiare il faro e non soltanto la lampadina. Mentre per quanto riguarda le barre a LED, per intenderci quelle che abbiamo montato sul paraurti, quindi le driving and working, quelle sono omologate, quindi posso montarle senza problemi, così come per esempio la retrofit abitacolo, che è ovviamente omologata, e posso montarla a cuor leggero. Ecco, c'è da dire però una cosa, per fortuna oggi come oggi non ci sono sanzioni, non ci sono particolari accanimenti su chi monta queste lampade, tant'è vero che proprio 5 giorni fa sono andato a fare la revisione con queste lampade montate,
ho sbirciato sui valori che apparivano sul display per vedere quanto illuminavano i miei fari, rientravamo nei valori, erano alti, quindi ben venga, però rientravamo nei valori prescritti dalla legge, quindi eravamo tranquilli, legge e revisione, quindi abbiamo passato senza problemi la revisione, però quello che speriamo è che pian piano venga permesso, quindi sia proprio legale il montare questo tipo di lampada all'interno del faro di serie. Con la prova in notturna ora ho proprio concluso, adesso spegniamo le telecamere, vado verso casa e poi ci rivediamo domani mattina in studio per gli ultimi dettagli, le ultime cose mancanti che magari mi sono dimenticato di raccontarvi e soprattutto per parlarvi di prezzi. Ci vediamo domani mattina, ciao! Eccoci rientrati ragazzi, avete visto, spero che siate contenti di questa prova sul campo del nostro prodotto Osram, insomma l'abbiamo montato, l'abbiamo provato di giorno, l'abbiamo provato di notte, meglio di così, insomma siamo rimasti soddisfatti. Non ci rimane che annunciare alcuni prezzi, ovvero linea funzionale da 179 euro, linea multifunzione da 99 euro, linea slim da 99 euro. Il mio consiglio, come sempre, però, ovviamente andate in un negozio autorizzato a chiedere un parere da un elettrauto, dal vostro meccanico di fiducia. Ovviamente andate sul sito di Osram, quindi www.osram.com, troverete prodotti made in Germany, made in Italia, prodotti di altissima qualità, quindi sia che siano ECE o non ECE, è davvero il top. Io praticamente ho concluso. Il mio consiglio, come sempre, è quello di continuare a seguire me, che sono qua, recensito per voi ad analizzare i prodotti di auto e di moto, e poi ovviamente continuate a seguire il nostro canale YouTube, dove ci sono tantissimi video creati dai miei colleghi della redazione auto. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di Recensito. Ciao!